Polizza vita a protezione di un mutuo per l'acquisto della casa. Che cos'è esattamente? Perché le banche ce la propongono a volte con tanta insistenza? Se dopo averla stipulata mi dovessi accorgere che non è poi così conveniente, posso recedere? Posso avere il rimborso del premio pagato e non goduto? Per capire di che parliamo, facciamo subito un esempio pratico. Mettiamo che Franco vuole acquistare una casa, non ha la liquidità necessaria e quindi si rivolge alla sua banca per accendere un mutuo. La casa vale 100.000 euro. Il mutuo viene acceso, la pratica va a buon fine e Franco finalmente può comprare la casa dei suoi sogni. Poi arrivano le rate del mutuo da pagare e per i primi anni non c'è problema, tutto scorre liscio, finché a un certo punto Franco perde il lavoro e non è più in grado finanziariamente di pagare il suo mutuo. Cosa succede a quel punto? La banca pignora la casa ipotecata e la famiglia di Franco rischia di restare per strada. La polizza vita serve a tutelare Franco proprio da questo rischio. In caso di sinistro, in caso di imprevisto, come ad esempio l'eventualità che perda il posto di lavoro, interviene l'assicurazione a pagare il mutuo che rimane alla banca. Ecco perché questa assicurazione si chiama anche CPI, che è un acronimo inglese che sta per Creditor Protection Insurance, cioè assicurazione a protezione del creditore, ovvero la banca. Nel caso si verifica l'imprevisto, l'assicurazione paga il debito residuo alla banca ed estingue il mutuo. Franco e la sua famiglia rimangono a casa loro e conservano la proprietà della casa. Questa dell'esempio è la formula classica della polizza vita, quella in cui cioè il beneficiario è la stessa banca che accende il mutuo, ma non è detto che sia sempre così. Il mutuatario, infatti, che decide di accendere una polizza vita, può nominare come beneficiario anche un soggetto a lui vicino, un familiare, ad esempio la moglie. In questo modo, nel caso si verifichi il sinistro, a ricevere il pagamento dall'assicurazione non sarà la banca, ma sarà la moglie che potrà decidere a quel punto, una volta ricevuta tutta la somma residua del mutuo residuo da pagare, potrà decidere se continuare a pagarlo platealmente, oppure se estinguerlo in un'unica soluzione, oppure se destinare una parte di quei soldi a un altro investimento, ad esempio l'avviamento di un'attività commerciale che le potrebbe procurare del reddito e quindi consentirle con maggiore tranquillità di continuare a pagare le rate del mutuo e a sostenere la famiglia anche in assenza dell'apporto dello stipendio del marito che è venuto meno. Dal 2011 vengono introdotte delle regole che impongono una maggiore trasparenza alla banca, tra cui l'obbligo di inserire nel prospetto informativo anche il costo della polizza vita se proposta insieme al mutuo. E in effetti per periodi antecedenti al 2011 tantissime sono le polizze vita vendute in una maniera scorretta e che quindi autorizzano il cliente che le ha acquistate ad avviare un'azione civile, un'azione di risarcimento danni per revocare la polizza eventualmente stipulata in questo modo forzoso e illegale e nel vedersi rimborsato. E questo è un caso che noi di Basta Bolletta abbiamo realmente seguito, laddove un nostro assistito si è rivolto a noi, lamentando che aveva acceso un mutuo e la banca gli aveva proposto, obbligandolo di fatto, all'acquisto di una polizza vita, venduta a delle condizioni per nulla convenienti e vantaggiose, e anzi molto peggiori rispetto a quelle offerte dalla concorrenza all'epoca. Ebbene, dopo aver estinto il mutuo e quindi aver dato recesso dalla polizza assicurativa, il cliente è riuscito con il nostro intervento ad ottenere un risarcimento dei danni derivanti dal fatto di aver stipulato una polizza in maniera forzosa a condizioni non convenienti. Sei interessato a saperne di più? Allora, collegati al nostro sito, cliccando sul link che troverai nelle note di questo video qui sotto, e inserisci i tuoi commenti e chiedici se vuoi un aiuto per un caso simile che hai affrontato tu, oppure semplicemente per dirci la tua esperienza e per raccontare come è andata a finire. Grazie per avermi seguito fin qui e spero di rivederti al prossimo video.